Benvenuti ad una nuova puntata di Piazza Grande, quest'oggi in compagnia di Istok Fulanic, presidente del Consiglio Comunale di Trieste. Diamo il benvenuto. Buongiorno. In questa prima parte facciamo il report di mandato da parte del presidente del Consiglio Comunale. Come valuta questa sua esperienza? Ma esperienza per me molto, molto particolare, perché ovviamente essendo un rappresentante di un partito che si pone, diciamo, all'estremo di quello che una volta veniva chiamato l'arco costituzionale, non è stato facile ricoprire un ruolo di garante di tutti, che doveva sostanzialmente cercare di conciliare le posizioni tra opposizione e maggioranza, o spesso capitava anche all'interno delle opposizioni, che erano numerose e sono numerose in Consiglio Comunale, pertanto si doveva mediare anche tra le varie posizioni delle opposizioni. Un'esperienza che ovviamente dovrebbero gli altri giudicare, ma viste gli attestati ricevuti in questi anni, spero di aver portato avanti bene senza aver, almeno questo era il mio compito, il ruolo, quello senza privilegiare, diciamo, nell'opposizione e nella maggioranza, ma cercando di ponderare bene le scelte e cercare sempre la soluzione migliore per tutti. A volte si è trovato a dover mediare i battibecchi tra consiglieri diversi di opposizione, cosa di solito un po' insolita, diciamo pure. No, effettivamente è stata un'esperienza nuova, pur essendo stato nei precedenti 5 anni consigliere di opposizione, pertanto pensavo di dover essere più un mediatore tra maggioranza e opposizione, ma come dicevo prima, a differenza della precedente consigliatura in cui l'opposizione di centrosinistra spesso marciava insieme e dunque c'era una contrapposizione tra una maggioranza e un'opposizione, in questo caso invece le opposizioni erano spaccate tra di loro e spesso appunto la mia opera di mediazione doveva essere più indirizzata tra le varie opposizioni che non tra opposizione e maggioranza. Lei in questi anni ha lavorato molto sulla razionalizzazione dei costi del funzionamento della macchina del Consiglio Comunale. Ci descriva il percorso e come lascia il suo posto. Ma la razionalizzazione era necessaria, i risultati si sono raggiunti solo parzialmente. Rispetto agli anni precedenti un risparmio c'è stato, credo faccia eccezione, sto ancora aspettando gli ultimi dati, l'appena finito 2015, in cui sostanzialmente i costi sono lievitati per la questione piano regolatore che ha portato un aumento appunto dei costi legato alle numerose riunioni prima della commissione competente e poi del Consiglio Comunale. Qual è l'esperienza, diciamo, più bella che ricorda da presidente del Consiglio Comunale? Ma direi che di esperienze positive ce ne sono state numerose, perché il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale è molto particolare e dunque, oltre a fare il normale compito di consigliere comunale, che certe volte però lo devi fare all'ombra perché non puoi esporti direttamente proprio per il ruolo che ricopri, appunto, oltre a questo ruolo di consigliere comunale, devi anche, essendo presidente del consiglio, che è una carica istituzionale, devi anche magari presenziare a determinate
riunioni, cerimonie o quant'altro, e dunque l'impegno è gravoso. Ma secondo me, però, tirando le somme, alla fine credo che non mi limiterei a citare un solo fatto determinato, ma più il giudizio che mi è stato dato sia da consiglieri di maggioranza che di opposizione per come sono riuscito a gestire i lavori in questi 4 anni e mezzo. Ritengo di appunto aver sempre perseguito quel scopo di quell'obiettivo di imparzialità che è necessaria per il ruolo che ricopro, e spero di esserci riuscito al meglio delle mie possibilità. Senta, non è semplice rappresentare tutti quanti quando si appartiene a certe forze politiche. Più volte lei è stato attaccato per alcune sue uscite o dichiarazioni. Lei cosa pensa del suo doppio ruolo che a volte lo ha messo forse in difficoltà? Ma il doppio ruolo di cui parlavo appunto è difficile da ricoprire, soprattutto per una persona che è schierata, perché quando uno è iscritto a Rifondazione Comunista è chiaro che è schierato, che ha certe posizioni che magari possono risultare impopolari, non maggioritarie. E dunque ricoprire questo incarico, questo ruolo è ancora più difficoltoso. Nonostante ciò, ritengo che il Presidente del Consiglio Comunale qualche volta può parlare anche a titolo personale quando ho fatto certe dichiarazioni, le ho fatte perché appunto non sono solo presidente del Consiglio Comunale, ma sono anche consigliere comunale e rappresentante di una ben determinata forza politica che porta avanti certe idee, certe posizioni. E dunque credo che in ogni caso il Presidente del Consiglio Comunale debba avere una certa libertà, limitata rispetto agli altri consiglieri comunali, però comunque deve essere garantita la possibilità anche al Presidente del Consiglio Comunale di esprimere a volte le proprie opinioni, soprattutto quando ed è successo alcune volte per l'assenza, per motivi di lavoro, altri motivi dell'altro consigliere della Federazione della Sinistra, quando appunto oltre a fare il presidente del Consiglio Comunale doveva anche esporre le posizioni del partito a cui appartiene. Farebbe per altri 5 anni il presidente del Consiglio Comunale e consiglierebbe a qualcuno di fare questa esperienza? Ho già dato. Diciamo che 5 anni possono bastare. Devo dire che in questo periodo, non breve, perché 5 anni non sono pochi, ho sentito più volte la mancanza di quel periodo in cui da consigliere di opposizione potevo avere maggiore libertà di manovra. Onestamente, è stata un'esperienza bella, formativa, che mi ha dato tanto, però ritengo che altri 5 anni da presidente del Consiglio Comunale diventerebbero eccessivi, perché appunto vorrei avere maggiore libertà di parole, di esprimere sempre comunque le mie posizioni che in questo periodo da Presidente del Consiglio Comunale, da funzione istituzionale, non ho potuto avere. Veniamo quindi alla parte politica. Cosa rimprovera alla giunta Cosolini di non aver fatto in questi 5 anni? Ma diciamo che non
non è stato un periodo proprio fortunato per poter amministrare una città, perché onestamente chiunque fosse stato sindaco in questi 5 anni si sarebbe trovato davanti a enormi difficoltà, soprattutto di natura economica. Sappiamo tutti come ha influito sugli enti locali la decisione presa dal governo di scegliere tutta una serie di politiche economiche che andavano a limitare fortemente la possibilità e la capacità di spesa di un'amministrazione locale. Le famose spending review, piuttosto che il blocco del turnover, che ha fortemente limitato la possibilità di assumere nuovo personale a livello comunale, ha fortemente limitato non solo l'amministrazione comunale di Trieste, ma tutti gli enti locali in generale. E pertanto il sindaco Cosolini, come tutti i sindaci in questo periodo, ha avuto spesso le mani legate. Nonostante questo, credo che alcune cose buone si siano fatte. Credo, per esempio, che il fatto di aver portato a termine un iter molto complicato come quello del piano regolatore sia un grande successo di tutta questa amministrazione, di tutta questa maggioranza, incluso anche della Federazione della Sinistra, che ha sostenuto e portato avanti le idee che sono all'interno di questo piano regolatore. Ci sono stati altri progetti difficili che sono stati portati a termine, sui quali siamo meno d'accordo, sui quali per esempio abbiamo votato contro. Cito ad esempio il piano del traffico che dal punto di vista amministrativo è stato portato a conclusione, poi per quanto riguarda l'effettiva realizzazione di quello che è previsto nel piano del traffico, invece siamo ben lontani. Dal mio punto di vista, potrei aggiungere per fortuna, perché secondo me tutta una serie di previsioni del piano del traffico andrebbero a sconvolgere la mobilità di una città che sostanzialmente tanti problemi di traffico non ne ha. A parte alcune zone ben delimitate e in alcune, esclusivamente in alcune fasce orarie dove c'è un po' di traffico, per il resto credo che Trieste sia una delle città che dal punto di vista di traffico è tra le più scorrevoli in Italia. E dunque non c'era, secondo me, quella necessità di rivoluzionare completamente il modo di muoversi dei cittadini. Sono stati fatti alcuni esperimenti che secondo me non hanno dato un esito positivo. Cito ad esempio la scelta della pedonalizzazione di Via Mazzini senza attuare altre parti del piano del traffico legate a quella zona specifica della città, il che ha portato semplicemente al fatto che gli unici penalizzati da questa pedonalizzazione non sono stati gli automobilisti, che secondo me sono gli unici che potrebbero essere dovrebbero essere penalizzati da un piano del traffico che ha come una delle finalità più importanti quella di far aumentare l'uso dei mezzi pubblici a discapito dell'automobile. Ebbene, invece, quando si è proceduto a questa pedonalizzazione di Via Mazzini, le conseguenze negative le ha vissute solo chi usava il mezzo pubblico, che invece di avere la fermata nella via centrale si è dovuto sorbire un bel tratto a piedi
da via Val di Rivo fino a via Mazzini. E dunque si andava a penalizzare quelli che in realtà dovevano essere agevolati dal piano del traffico. C'è sicuramente sulla questione delle privatizzazioni e del passaggio di Acega a Sotera, un'altra cosa sulle quali sicuramente non siamo stati d'accordo. Queste nostre posizioni erano risapute. Noi da sempre abbiamo lottato contro le privatizzazioni. Su questo punto ritengo che questa amministrazione abbia fatto troppo poco, anzi ha sostanzialmente proseguito sulla strada intrapresa dall'amministrazione Illy, sulla quale ha continuato Di Piazza, e Cosolini, diciamo, non ha cambiato direzione, ha proseguito per la medesima via, il che sicuramente non ci va bene. Al contrario, credo che siano stati fatti passi avanti molto importanti per quanto riguarda il Porto Vecchio, a cui è, secondo me, legata una fetta importante del futuro di questa città. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa prima parte di Piazza Grande. Diamo spazio alla pubblicità, ritorniamo tra poco.